Anticipazioni una vita. Le storie di Acacias stanno per giungere alla fine. Un'inaspettata proposta di matrimonio prima del gran finale, ecco cosa succederà. La serie TV, Una vita, è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid. Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che, Una vita, racconta le vicende appassionanti delle famiglie della Serna, Pasamen, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bachalupe, Quesada, Olmedo. Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias. Una vita, anticipazioni, Felipe chiede a Dori di sposarlo dopo la pausa estive, Una vita è tornata in onda su Canale 5 con le sue storie, intrighi e passioni raccontando gli ultimi sviluppi e avvenimenti che hanno interessato le famiglie di Acacias. Stiamo per dire addio per sempre ad Una vita e tutte le storyline stanno giungendo alla loro naturale conclusione, anche quella dei nuovi personaggi che abbiamo imparato a conoscere nel corso dell'ultima stagione, dopo il salto temporale. In particolare in questo articolo parleremo di Felipe Álvarez Hermoso, Marc Pareio, e della sua ritrovata felicità al fianco dell'infermiera Dori Navarro, Leonor Martin. I due, dopo tanti alti e bassi e numerosi problemi, hanno finalmente trovato un piccolo equilibrio. Difatti proprio l'ex avvocato si deciderà e stupirà la giovane con una romanticissima proposta di matrimonio. Ebbene sì, dopo la fine burrascosa con Genoveva Salmeron, la conseguente crisi isterica per la morte di Natalia e per l'attentato anarchico di 5 anni prima, Felipe sembra aver nuovamente trovato la serenità. Dori, grazie alla condiscendenza di Felipe, otterrà la borsa di studio per andare a Ginevra e deciderà di trasferirsi con il benestare dell'uomo che avrà come obiettivo quello di far rispettare l'ambizione e la decisione della donna. Quando mancheranno ormai pochi giorni alla partenza di Dori, Felipe organizzerà una merenda nel suo appartamento alla quale, oltre a Lolita, Rebecca Alemani, e agli altri signori di Acacias, inviterà anche Casilda, Marita Zafra, diventata ricca dopo aver vinto alla lotteria. Felipe tirerà fuori da una delle sue tasche un anello di fidanzamento e chiederà alla donna di diventare sua moglie. Dopo essere rimasta attonita per alcuni interminabili secondi, la Navarro accetterà con gioia la proposta dell'Álvarez Hermoso, sostenendo di essere innamorata di lui.